Inizio. Ok, buongiorno a tutti e benvenuti. Spero che vediate le slide, vi chiedo conferma. Chiedo cortesemente conferma che vediate le slide. No, Raffaella, non le No, vediamo. no. Ok, allora un attimo solo che provo a risolvere. Spero, ora un attimo che risolviamo, mettiamo la visualizzazione. Ora si vedono. Ok, grazie per la Perfetto. conferma. Buongiorno a tutti, benvenuti. Come al solito vi abbiamo accolto con questa piccola introduzione musicale, siete numerosi, quindi per dare a tutti quanti il tempo di accedere in aula, abbiamo nel 2023 inaugurato questa piccola introduzione musicale che introduceva il tema della giornata. Si parla ovviamente di digitale, quindi a nome dell'esteso partenariato dell'edizione 2023 di Lezioni d'Europa vi diamo il benvenuto a questa penultima lezione di un ciclo che è stato corposo, intenso, iniziato a marzo e si ultimerà la settimana prossima. Questo incontro di oggi è dedicato al tema del settore digitale, della transizione digitale e dei finanziamenti europei dedicati a questo settore. Vorrei ricordarvi anche il prossimo appuntamento, quello conclusivo, col quale celebreremo in qualche maniera, è dedicato all'anno europeo delle competenze. E si parlerà di europrogettazione, quindi come presentare delle proposte di progetto nell'ambito dei programmi a gestione diretta della Commissione europea. Quindi oggi siamo al penultimo appuntamento del ciclo Lezioni d'Europa. Molti di voi hanno seguito l'intero ciclo, quindi sono già a conoscenza di queste informazioni introduttive che diamo, ma molto brevemente vorrei darle per quei partecipanti che si stanno collegando oggi per la prima volta. Vorrei quindi ricordare che Lezioni d'Europa è un format informativo divulgativo ideato dalla Università di Siena e che poi da qualche anno, diciamo a partire dalla pandemia, è stato esteso a un partenariato più ampio. E quindi è stato erogato online attraverso appunto le nostre piattaforme. Il partenariato, quindi ovviamente il promotore, l'Università di Siena e lo Europe Direct operativo presso l'università, il nostro centro Europe Direct Roma Innovazione, il centro Europe Direct Trapani Sicilia, il centro Europe Direct di Chieti e il centro Europe Direct del comune di Verona. Abbiamo per questo anno degli alleati strategici, soprattutto per le attività di promozione e divulgazione, quindi anche la Regione Lazio, l'Andis, che è l'Associazione Nazionale Dirigenti Scolastici della Regione Siciliana, e dei partenariati anche strategici in alcune puntate, quindi come in quella di oggi dedicata al digitale, che appunto è realizzata in collaborazione anche con i colleghi del Centro Europe Direct Roma 3, operativo presso l'università. Qualche brevissima comunicazione di servizio: molti di voi sono interessati a ricevere l'attestato, quindi vi ricordiamo che l'attestato sarà di iscrizione e quindi non di partecipazione, proprio perché in quanto attività online non può essere attestata l'effettiva partecipazione, ma solo appunto l'iscrizione. Dateci il tempo di attestare, di verificare le partecipazioni, i vari log, e dopo una settimana riceverete una mail di invito alla compilazione di un questionario di gradimento, subito dopo il quale potete scaricare, quindi fare il download dell'attestato di iscrizione direttamente dalla pagina Eventi PA, dalla sezione I miei eventi, quindi attraverso la piattaforma attraverso cui avete fatto l'iscrizione. Molto brevemente, alcune iniziative che sono in corso di implementazione, in particolare il ciclo Fake News, Formare e Informare contro la disinformazione in Europa, è un ciclo informativo che è in corso. Proprio ieri si è svolta a Siena, ma anche in diretta. Quindi anche diciamo in diretta streaming, il secondo incontro dedicato al piano d'azione europeo contro la disinformazione. Qui vedete gli altri appuntamenti a cui vi invitiamo a partecipare. È ovviamente un'iniziativa
dirette principalmente ai giornalisti e ai comunicatori pubblici, ma fondamentalmente a tutti i cittadini, perché insomma accrescere la consapevolezza e l'importanza di un fenomeno come quello della disinformazione, che tanto sta minacciando, diciamo, i nostri sistemi democratici, e quindi auspichiamo la più ampia partecipazione ai prossimi incontri che vedete qui schedulati con le relative tematiche. Altra iniziativa in corso di realizzazione è proprio oggi pomeriggio si svolgerà l'ultimo incontro, un ciclo informativo promosso dalla Konrad Adenauer Stiftung, lo Europe Direct Roma Innovazione, lo Europe Direct dell'Università di Siena, lo Europe Direct della Romagna. Per coloro che non avessero potuto seguire i precedenti appuntamenti, segnaliamo che sulla pagina di Eventi PA qui richiamata sono riportate le registrazioni degli incontri precedenti. Quello di oggi, che peraltro si svolgerà in lingua inglese, è dedicato alla Brexit. E quindi vi invitiamo a fruire in modalità sincrona dei precedenti appuntamenti, che sono assolutamente stati di grande interesse, li vedete qui richiamati. Ancora un'altra iniziativa che è per coloro che fossero laziali, insomma che stessero sul territorio laziale, vi invitiamo a partecipare a un seminario che si svolgerà in presenza il 30 maggio a Viterbo, che è organizzato, promosso dalle cattedre di storia delle relazioni internazionali del professor Cruciani dell'Università della Tuscia, del professor Daniele Pasquinucci dell'Università di Siena, che ormai molti di voi conoscono abbondantemente per aver erogato tantissime attività nell'ambito anche di lezioni d'Europa, lo Europe Direct Roma Innovazione dell'Università di Siena, e anche in collaborazione con la Regione Lazio, ed è un incontro in presenza, Nessuno è sicuro da solo, Davide Sassoli e l'Europa Unita, quindi un incontro per riflettere, diciamo, a chiusura del mese di maggio, che notoriamente è il mese dedicato alla celebrazione della festa dell'Europa. Noi vogliamo chiudere diciamo il mese delle celebrazioni della festa d'Europa con un incontro dedicato per ricordare la figura di Davide Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, troppo prematuramente è scomparso. Tra settembre e dicembre vi segnaliamo un'iniziativa che poi non mancheremo di comunicarvi più puntualmente, non appena ne saranno definiti i dettagli operativi. Comunque segnaliamo che ci sarà un ciclo informativo dedicato al piano europeo di lotta contro il cancro, in particolar modo su come prevenire il cancro al seno o al polmone. Anche qui il partenariato è molto ampio, variegato, lo vedete richiamato in questa slide. Last but not least, vorrei ricordarvi quelli che sono i nostri focus web, quindi i canali principali attraverso cui veicoliamo tutte le attività informative e divulgative che curiamo, in particolar modo il focus web europa.formez.it, che è aggiornato costantemente con le informazioni di maggiore rilievo su iniziative, bandi, politiche europee, e quindi qui trovate una selezione, ma è appunto ricchissimo di informazioni, di aggiornamenti, di attualizzazione direttamente da Bruxelles. E poi vedete qui nel richiamo, nello specchietto a destra, un richiamo alle nostre banche dati, a un altro focus web, a programmi comunitari, che contiene delle schede informative ricchissime, anche con una serie di collegamenti e di riferimenti alla documentazione ufficiale di tutti i programmi cosiddetti tematici, programmi a gestione diretta che vedete qui elencati. Cliccando su ogni programma vi si apre una scheda informativa e soprattutto tutti i riferimenti puntuali ai documenti giuridici di riferimento, ai punti di contatto nazionale o alle agenzie esecutive che ne curano direttamente l'implementazione, e anche i relativi bandi comunitari. Qui arriviamo alla sezione bandi, che potete consultare o per ordine cronologico, quindi in base alla scadenza, e ovviamente sono tante pagine di bandi, oppure nell'ambito delle singole pagine dei singoli programmi tematici trovate i bandi afferenti a quello specifico programma, quindi per fare una consulta
una consultazione più focalizzata. Vi ricordiamo anche il focus web dedicato all'innovazione digitale, che quindi è implementato con tutte le lezioni, con tutte le informazioni di rilievo, di respiro europeo, focalizzata appunto sul tema delle innovazioni digitali, e anche qui è possibile estrarre diciamo i dati, che i bandi che vengono pubblicati in riferimento ai programmi afferenti all'innovazione digitale. Questi sono i nostri contatti, i nostri riferimenti, restiamo sempre a vostra disposizione, quindi vi invitiamo a venirci a trovare o a contattarci attraverso mail o telefonicamente. Questi sono i partner della rete delle elezioni d'Europa 2023, e quindi ognuno può contattare il proprio Europe Direct di riferimento. Vi ricordo che sia le slide che la registrazione dell'incontro di oggi sarà reso disponibile sulla pagina dedicata all'incontro di oggi nei prossimi giorni. Non rubo altro tempo prezioso al nostro moderatore e alla nostra relatrice, quindi invito il professor Torino a prendere la parola e a introdurci il tema della giornata. Grazie. Grazie molte, Raffaella, grazie per questa puntuale ricostruzione di tutte le attività che possono seguire le persone interessate ai nostri temi. Io sono molto contento, come coordinatore dello Europe Direct Roma 3, di essere stato chiamato da voi a svolgere il ruolo di moderatore di questa ottava lezione d'Europa, che riguarda appunto l'Europa digitale, la Digital Europe. Purtroppo per impegni istituzionali, uno dei due relatori previsti per oggi, il dottor Vittorio Calaprice, della rappresentanza in Italia della Commissione europea, non potrà essere con noi, e quindi focalizzeremo la nostra attenzione, il nostro ascolto su l'altra relatrice, che ringrazio sin d'ora, la dottoressa Daniela Rosati, caposettore dell'European Health and Digital Executive Agency, l'ECDEI, che appunto ci parlerà e farà una panoramica su ciò che è Digital Europe, cioè su quello, io lo dico in estrema sintesi, che l'Unione Europea ha messo in campo, sta mettendo in campo per realizzare la trasformazione digitale, di cui si parla tanto, ma che bisogna comprendere fino in fondo nelle sue declinazioni. Come sanno i colleghi che mi conoscono, io sono un giurista e quindi ho un approccio giuridico al tema della trasformazione digitale. Per me rimane centrale la bussola che ha previsto la Commissione europea sui diritti, sui principi e diritti digitali dei cittadini europei, perché ritengo che una trasformazione digitale che non sia guidata da dei principi di responsabilità, di attenzione ai diritti di tutti i cittadini europei, sia quando sono utenti digitali, sia quando sono consumatori, non può andare molto lontano. Dal mio punto di vista, l'Unione Europea è un modello anche per i principi, i valori che intende promuovere anche nell'ecosistema digitale. Quindi, senza adesso rubare troppo spazio, evidentemente, alla nostra autorevole relatrice, ripeto, la dottoressa Daniela Rosati, e per cercare di avere un po' più di spazio al termine per tutte le vostre domande, che sono sicuro arriveranno numerose, e mi riservo anch'io di poterne fare qualcuna, cogliendo l'opportunità di avere la dottoressa Rosati con noi, che vedo già in video, do subito a lei la parola. So che ha delle slide, adesso le appariranno, e io mi nascondo e mi taccio, pronto ad intervenire solo in caso di problemi. Grazie, dottoressa Rosati. Grazie, grazie mille professore, e grazie davvero per l'invito. Oggi ho scoperto moltissime attività che fate, e temo che disturberò Raffaella nel futuro per sapere se posso essere invitata a un paio di webinars ancora nel futuro, non come relatrice, solo per ascoltare. E buongiorno da Bruxelles, dove c'è un pallido sole oggi, quindi siamo molto bene. Sono Daniela Rossati, sono caposettore in ADEA, l'unità che si occupa del digitale. Ho in effetti delle slide,
che vado adesso a condividere con voi. Voilà. Dovreste essere in grado di vederle. Sì, le vediamo. Perfetto, grazie mille. Prima di entrare un po' nella sostanza e nel parlare del digitale, vorrei solo spendere un paio di parole per spiegare che cos'è Adea. So chi mi ascolta oggi è molto dentro le strutture europee, sa come funzioniamo, quindi vi chiedo scusa se ripeterò qualcosa che conoscete già, ma sempre più negli ultimi anni il modo in cui è organizzata la Commissione europea è che la Commissione definisce le politiche, gli orientamenti politici, anche in consultazione con i relevant stakeholders e ovviamente gli stati membri, e poi una serie di agenzie esecutive create dalla Commissione europea si occupano di mettere queste politiche in pratica e di fatto proprio in soldoni organizzano delle call for proposals per finanziare i progetti di eccellenza che sono selezionati con l'aiuto di esperti indipendenti per tradurre quelle che sono le politiche in pratica. Quindi è questo quello che facciamo nelle agenzie esecutive. La mia agenzia esecutiva, come diceva il professore precedentemente, è l'agenzia che si occupa di più, diciamo, di salute e digitale, ma non solo. Ed è uno dei risultati del Covid, quindi è l'agenzia che è nata per ricostruire l'Europa post-Covid, per ricostruire l'economia e il settore della salute, nei limiti delle deleghe all'Unione Europea e per aiutare, diciamo, l'industria europea a riguadagnare competitività a livello internazionale. Quindi ci occupiamo di salute, di digitale, di industria, anche di spazio, devo dire, una componente di quello che si occupa la nostra agenzia, e anche di sicurezza alimentare, che ovviamente va sempre a braccetto con la salute. Non voglio annoiarvi troppo con cifre, con budget, ma proprio a livello visivo, se vedete, diciamo, un buon 60% del budget della mia agenzia è delegato per la salute e la sicurezza alimentare, e rimanente, queste zone più blu, sono per il digitale. Ora, la vediamo nel Digital Europe Program. Quando si parla di finanziamenti per il digitale, in tutta onestà, voglio essere assolutamente onesta con voi, è molto difficile capire dove sono disponibili dei finanziamenti, a che livello, sotto quale capitolato trovarli. E questo nasce intrinsecamente dal fatto che il digitale ovviamente non è un soggetto a sé stante, è cross-settoriale. Quindi ci possono essere enormi componenti digitali relative solamente ai trasporti, quindi un bando per i trasporti, bandi per l'energia, sia a supporto delle piccole e medie imprese che più per le grandi industrie, aperti a qualsiasi partecipante, ristretti agli stati membri. Devo dire, è molto difficile appunto barcamenarsi se volessimo semplicemente trovare qual è il filo conduttore del digitale fra tutte le operazioni che sono messe in pratica a livello europeo. Giusto per aiutare a dare una chiave di lettura concettuale, sono sicura che tutti conoscete Horizon Europe, che è il programma d'eccellenza per il supporto della ricerca europeo e che è il successore di Horizon 2020. Quindi sotto Horizon Europe noi troveremo tutto quello che è la traduzione concreta delle politiche europee per il finanziamento della ricerca nel quadro digitale. Volendo andare nello spettro opposto concettuale, mi muoverei in CEF, che è Connecting Europe Facility. Forse è più conosciuto per le operazioni fatte a livello di trasporto. Forse qualcuno di voi a volte ha preso un'autostrada e ha visto che c'erano appunto dei finanziamenti da parte europea per le reti di trasporto. Ma questa commissione
ho deciso di investire moltissimo anche per quello che è la creazione di una struttura, uno scheletro digitale forte a livello europeo. Quindi se Horizon si occupa di ricerca, mi muovo nello spazio opposto, vado su CEF e troverò tutto quello che sono azioni per implementare la struttura delle telecomunicazioni, banda larga, 5G, zero ricerca, pura implementazione. E abbiamo bisogno di entrambi, ovviamente, nel ricostruire l'Europa digitale. Abbiamo bisogno della ricerca, dell'innovazione, ma abbiamo ovviamente bisogno anche delle strutture, perché se no la ricerca non può essere trapuntata poi in prodotti industriali, in realtà, diciamo. E Digital Europe, il programma di cui mi occupo, si colloca in qualche modo come cerniera fra quello che è la ricerca e quello che è l'implementazione. Quindi non supporta necessariamente la ricerca, questa la lascia Horizon, non supporta il massimo della maturità. Che cosa supportiamo? Tutto quello che è un po' in mezzo, tutto quello che è ormai ricerca assodata, che può essere tramutata in realtà di mercato, quindi un programma industriale. Supportiamo anche le piccole e medie imprese, supportiamo le pubbliche amministrazioni in tutto quello che è la transizione digitale, non dimenticando anche le forze lavoro e gli studenti. È enorme, cioè, mi hanno dato tantissimi riferimenti ed è tutto su un solo programma. È uno, devo dire, uno dei programmi più ambiziosi dell'Unione Europea e sono quindi doppiamente grata a essere oggi per presentarvelo e anche per il fatto che mi è stato dato abbastanza tempo per presentarlo, perché è veramente ambizioso e complesso nella sua, appunto, bellezza, devo dire. Non si limita a questo gli investimenti del digitale a livello europeo, perché anche Creative Europe, perché soprattutto dopo il Covid, anche tutto quello che è salute ha una fortissima chiave digitale, è stato reso veramente evidente come ci sia bisogno di aumentare anche la digitalizzazione del settore della salute. Non dobbiamo limitarci solamente a livello europeo, anche a livello di fondi nazionali e fondi locali possiamo trovare dei fortissimi investimenti sul digitale e anche in strumenti finanziari che sono proprio figli della realtà politica del momento, come InvestEU. Ora andiamo un po' in DEP. DEP è diviso in 5 specific objective, chiamiamolo capitoli, chiamiamolo appunto obiettivi, di fatto sono questi 5. Da un lato high performance computing, quindi tutte quelle macchine che sono assolutamente necessarie, assolutamente chiave per creare dei calcoli elaborati, per fare anche delle previsioni e che saranno veramente sempre di più, lo sono già, ma sempre in più nel futuro, assolutamente importantissimi per la competitività a livello mondiale. E devo dire, in questo i finanziamenti europei hanno aiutato moltissimo l'Europa come sistema di paesi a non rimanere indietro, anzi a presentarsi come front runner. Artificial Intelligence, Data and Cloud è il secondo capitolato ed è ovviamente molto importante e, come diceva il professore, è qua in cui su questo capitolato in cui ritengo che le regole e le leggi europee giochino assolutamente un ruolo fondamentale anche nella creazione di un sistema digitale più giusto, più controllato rispetto a quelli che fanno altri paesi. Cyber security, perché non ci può essere digitalizzazione senza sicurezza a livello cibernetico, e i recenti sviluppi geopolitici, devo dire anche il ruolo della Russia, la situazione in Ucraina, hanno dimostrato come anche cyber security è un sistema di sicurezza necessario e come gli attacchi possono anche avvenire a livello remoto e creare dei molteplici danni. Advanced Digital Skills in blu è l'obiettivo numero 4, su cui rientrerò un momento nel dettaglio, perché tante volte quando ne parlo, se
il mio pubblico, il pubblico soprattutto privato, smettono di ascoltarmi come se gli advanced digital skills fossero solo il supporto e i finanziamenti ai master universitari, come se questi fossero solo di rilevanza per l'università. Sono assolutamente delle call molto rilevanti per l'università, ma sono rilevanti anche per altre realtà, quindi vi chiederò un po' di attenzione là e ritornerò sul tema. E in ultimo, nel capitolato numero 5, troviamo tutte quelle che sono le azioni per piccole e medie imprese, per pubbliche amministrazioni, per realtà private, per accompagnamento nello sviluppo digitale, per supporto allo sviluppo digitale, e gli European Digital Innovation Hubs, che spero che molti di voi conoscano, se no possiamo anche tornare dopo su queste realtà, possiamo anche andare insieme sul sito internet. Sono appunto di sostegno, sono finanziati dall'Unione Europea, ma sono a contatto molto più diretto con i cittadini e le realtà locali, anche perché sono nominati dagli stati membri. Allora, ritorniamo alla mia agenzia. Di cosa ci occupiamo? Non ci occupiamo di tutto, quindi cyber sicurezza è in realtà gestita da un competence center che ha sede in Romania. Soprattutto loro si occupano di cybersicurezza. High Performance Computing è gestita più che altro dalla Commissione Europea, non è un tema delegato. Quello che ci occupiamo noi sono gli Advanced Digital Skills, quindi da un lato il sostegno a dei programmi universitari di master per creare gli esperti che servono nel futuro mondo del lavoro, l'artificial intelligence, la cybersicurezza, l'analisi dei data. Quindi l'idea, la visione del digitale in questo senso è iniziare a lavorare di modo che si crei quella classe di lavori di cui abbiamo bisogno nel futuro, ma non solo, anche aiutare a riconvertire tutta una fetta di lavoratori che potrebbero divenire o lo sono già obsoleti se non accompagnati nell'abbracciare la trasformazione digitale. E per questo dico che digital skills come specific objective che gestiamo noi interamente e che ha un budget anche molto rilevante, non è solo rivolto alle università. Abbiamo delle call in cui proprio chiamiamo le piccole e medie imprese a lavorare con i centri di formazione. Quindi sono delle call molto interessanti, ritengo, anche per delle realtà che appunto non sono quelle delle grandi università. Poi abbiamo lo Specific Objective 5, in cui troviamo tutte quelle che sono le realtà di interesse per il pubblico, il Green Deal, la sanità, tutto quello che è sostegno alla digitalizzazione dell'industria, con un occhio di riguardo per quello che sono le piccole e medie imprese. Tornerò su questo perché è un occhio di riguardo pratico e pragmatico, si tratta di tasso di finanziamento che è diverso, ma anche il sostegno alla pubblica amministrazione nell'adottare quelle tecnologie che sono di fatto già all'avanguardia, come la blockchain, ma di fatto già rodate e approvate. E in generale rafforzare la fiducia nella trasformazione digitale. E sul capitolato numero 2, di nuovo Cloud, Data e Artificial Intelligence, abbiamo delle attività anche molto pratiche, ad esempio la digitalizzazione di quello che è il patrimonio artistico e culturale, che credo che sia di assoluto interesse per il sistema paese italiano, quello che era Europeana, forse l'avete sentito in precedenti strumenti finanziari. O, non so, l'analisi di data attraverso artificial intelligence quando trattiamo di turismo. Quindi che tipo di conclusioni possono essere raggiunte analizzando i dati che vengono dal flusso di turismo, dal comportamento dei turisti in termini di mobilità, in termini di impatto ambientale. Quindi di nuovo un'applicazione molto pratica che io ritengo da italiana sia molto interessante per noi. E perdonatemi se mi ripeto, è assolutamente chiave pensare a una trasformazione digitale
creando quelli che sono i lavoratori, gli esperti del futuro di cui avremo assolutamente bisogno. Solo per alcuni dati, al momento in Europa si stima che ci sia bisogno di all'incirca 64.000 ingegneri elettronici e 250.000 studenti, quindi persone che hanno già finito il ciclo universitario e si approcciano al mondo del lavoro, o lavoratori nel settore che dovrebbero essere aiutati ad avere nuove competenze per essere veramente all'avanguardia. Se parliamo di artificial intelligence, raggiungiamo un numero stimato di 500.000 esperti mancanti. Ugualmente alto è quello quando si tratta di cybersicurezza. Se pensiamo al high performing computing, quindi trattare e gestire queste grandi e sofisticate macchine di analisi, tutti i paesi europei messi insieme hanno realizzato gli stessi numeri di corsi che la Gran Bretagna da sola. E se invece andiamo a vedere il business, si stima che all'incirca poco più della metà delle piccole e medie imprese abbia in realtà l'intelligenza digitale minima che serva per sopravvivere in un'economia così, così competitiva. Quindi appunto parliamo di azioni pratiche volte a rispondere a delle criticità, dei rischi che sono chiaramente identificati e che non possono aspettare, devono prevedere una certa progettazione di modo che i risultati si vedano perlomeno nel breve periodo. A livello di finanziamento, quindi parlando proprio in parole povere, la maggior parte del finanziamento attraverso DEP prevede un tasso di finanziamento del 50%. Quindi significa che il partecipante dovrà mettere il 50% del capitale in termini, non so, per esempio di stipendi, se guardiamo i costi del personale, ed è supportato a livello europeo il 50%. Questo perché non parliamo di ricerca, quindi i rischi identificati nel partecipare a questi progetti sono ritenuti alquanto limitati, i rischi finanziari. Quindi il tasso di finanziamento rimane al 50%, ma vi dicevo, in moltissime delle nostre call abbiamo dei tassi di finanziamento più alti per le piccole e medie imprese, dove il finanziamento è il 75%, quindi il partecipante deve apportare un 25% di budget. I bandi europei possono essere a volte un po' ostici, devo dire, ma è chiaramente identificato quando vedete SME Support Actions. Si sa che appunto le piccole e medie imprese hanno un supporto diverso. E per alcune attività, che sono le Coordination Support Actions, come per Horizon, il tasso di finanziamento raggiunge il 100%. Quindi oscilliamo appunto fra il 50 e il 75, se si tratta di una piccola e media impresa, fino al 100%. Io non vedo la chat mentre parlo, quindi spero che vada tutto bene. Tutto bene, non ti preoccupare. Non mi sto annoiando troppo. Presidiamo noi da qui lo svolgimento di eventuali domande o temi, quindi vai pure, abbiamo ancora un po' di tempo. Grazie. E vi lascio un po' di link, sarò lieta di condividere ovviamente la presentazione se è di vostro interesse per scoprire un po' di più sul Digital Europe Program. Per parlare un po', dare una realtà un po' più pratica di quelle che sono le opportunità al momento aperte, perché ho fatto tanta teoria, ma parliamo di cosa si fa, andando sul sito ADEA e cercando Call for Proposals, potete trovare tutte le call, le opportunità che sono al momento aperte, ma gestite da ADEA, quindi limitato a quello che è stato delegato dalla Commissione a noi. Se si vuole avere la visione più ampia, si va direttamente sul Funding and Tenders Opportunity. Io trovo estremamente interessante che la ricerca possa essere fatta per keywords,
quindi non so se ci sono partecipanti di rappresentanti di comuni, mettere come keyword municipality potrebbe essere interessante, e se invece è una piccola e media impresa che ha un business, non so, in circular economy, la keywords aiuta a dirimersi in questo panorama un po' complicato che abbiamo detto quando si tratta di strumenti a sostegno del digitale, anche a trovare qual è le opportunità aperte più interessanti per voi. Al momento, come Digital Europe Program, abbiamo aperte oggi proprio, quindi dall'11 maggio fino al 26 settembre, delle call a sostegno. Raffaella diceva in apertura quanto è importante la lotta alla disinformazione al momento, quanto è importante prevenire e bloccare messaggi falsi prima che si diffondano nella rete digitale, e non ci vuole niente, sono super veloci. Abbiamo in effetti anche noi una call al momento aperta per sostenere degli osservatori che si muovono a livello nazionale e a livello internazionale per la detezione delle fake news di fatto. E come vedete è una SME support action, quindi sapete che come SME è un diverso funding rate. Per il supporto della circular economy, quindi il tracciamento, la tracciabilità delle varie componenti industriali, soprattutto quando si tratta di batterie, questa sarà una delle sfide per il futuro, sosteniamo la creazione di un Digital Product Passport, quindi che permetta di identificare quali sono gli spazi, i precedenti steps di vita di un prodotto. Supportiamo anche il network dei Safer Internet Centers. Non so quanti di voi conoscono Generazioni Connesse, che è il Safer Internet Center italiano, che aiuta le famiglie e gli studenti e soprattutto i minori a conoscere quali sono i loro diritti online, i loro diritti alle immagini, ma anche nel riportare delle situazioni di criticità. E aiutiamo, come abbiamo detto, la creazione di digital skills. Vedete, abbiamo al momento una call per supportare soprattutto la partecipazione femminile nelle tematiche, nei curricula universitari che sono tecnici, artificial intelligence, cyber security, ingegneria in generale, ma anche per aiutare e supportare studenti che vogliano specializzarsi non solo in ingegneria, ma specificatamente in semiconductors. Assolutamente super pratico. CSA Coordination Support Action in questo caso significa che il finanziamento raggiunge il 100%. La vostra prossima lezione è super interessante sulla progettazione. Quindi professore, se non le dispiace, vado veramente molto veloce su un paio di cose più pratiche, ma non voglio... Certo, volentieri, volentieri. Ve lo dico, voglio partecipare alla prossima lezione. Va bene. Allora, Ledger Work Program è proprio lo strumento politico, sia che voi siate interessati a DEP, sia che voi siate interessati a qualsiasi altro programma. Ma leggere anche la call text, perché se il work program vi dà tutti gli strumenti appunto politici per capire qual è il panorama, quali sono gli obiettivi, la call text vi darà i dettagli, è così. Soprattutto andare a vedere quali sono i consortium composition. Tantissime volte ci sarà scritto che abbiamo bisogno, non lo so, per partecipare di almeno 5 entità, di cui 3 pubbliche, di queste 3 una deve essere una municipalità, 2 privati, di cui almeno una deve essere un SME. Quindi come
leggere proprio i criteri di consorzio è veramente proprio le basi, proprio l'istruzione, la prima pagina del manuale di istruzione, ma troverete anche il budget, quali sono gli obiettivi che ci si aspettano. I criteri di valutazione, quindi quali sono i criteri contro cui la vostra proposta verrà valutata, in assoluta trasparenza questi sono sia nel work program che nel call text. E è un po' come quando si scrive i temi nella scuola, sapere dove andare per non uscire fuori tema è assolutamente fondamentale. Limite di pagine, tante volte c'è un limite di pagine, non so, 70 pagine di solito, dopodiché qualsiasi informazione contenuta dalla pagina 71 in poi viene tagliata, e enormemente volte ho visto nella mia carriera, fin troppe volte appunto, che il limite di pagine non è rispettato e informazioni assolutamente cruciali sono contenute dopo il limite, ed è veramente un peccato. E poi familiarizzare con il tool online, quindi questa link che vi ho messo nella slide precedente, vedere come cercare per parole chiave, eccetera. E di solito non aspettare l'ultimo minuto, non dico niente di segreto, il work program è pubblicato e spesse volte copre un intero anno, copre anche 2 anni, quindi andando a leggere il work program di DEP, si sa già ad oggi quali sono le priorità che saranno trattate e finanziate anche nel 2024, quindi ci si può preparare meglio. Ora, in più ci sono una miriade di informazioni online, sul sito, sempre quello del Tender and Funding Portal, guide, esiste un help desk, eccetera. E per ogni call ci sono delle frequently asked questions, quindi qualsiasi domanda venga posta da qualsiasi potenziale applicante per garantire un equo trattamento di tutti gli applicants, viene sempre anche pubblicata online, quindi potete accedere. Quello che ecco, che trovo molto interessante, è che anche sotto ogni call c'è anche una funzione per trovare il partner. Questo è uno screenshot di una call reale, l'ho preso ieri, e quindi si può vedere che ci sono 22 organizzazioni in qualche parte in Europa che stanno cercando altri partners, perché a volte può essere veramente difficile, leggendo i criteri di un consorzio, presentarsi come una piccola municipalità, come qualcuno che ha un'ottima idea in una grande pubblica amministrazione o una piccola media impresa, una startup. È difficile pensare, ok, chi altro in Europa può partecipare insieme a me alla mia stessa visione, può apportare delle complementarietà diverse. C'è un sistema, quindi si può mettere una breve descrizione, scusate, di quelle che sono le specificità della propria organizzazione per cercare altri partecipanti. Quando si tratta di DEP, anche la maggior parte dei programmi, devo dire, i criteri di valutazione saranno sempre rilevanza, quindi come la mia proposta è rilevante per attuare le politiche europee, quelli che sono gli obiettivi che vogliono essere raggiunti, l'implementazione, quindi come lo farò in pratica, con quali task, in quale tempo e con quale budget, e qual è l'impatto che sarà raggiunto alla fine, quando il mio progetto è finito, come massimizzerò l'impatto, volendo anche, se è possibile, una visione dell'impatto che verrà raggiunto anche dopo che il progetto è finito. Quindi questi sono i criteri e la struttura della proposta, ma davvero questo lo lascio forse alla vostra prossima lezione. Ci sarà sempre una parte A che è amministrativa e una parte B che è invece quella tecnica, dove appunto avviene la descrizione della proposta. Sarò sempre lieta anche nel futuro, nel caso ci siano domande, se volete canalizzare le domande attraverso gli organizzatori, sono sempre lieta di rispondere, altrimenti qua vedo un po' i contatti. Ok, spero di non aver parlato troppo, professore, ormai troppo tardi. No, veramente... Veramente è stata una presentazione molto analitica, molto interessante, che ci lascia rassicurati sotto il profilo della
grande articolazione di questo programma Digital Europe, dove molti possono trovare degli spunti di accesso, evidentemente. E per la vostra, che tramite lei, per la vostra, tramite te, la competenza che appare chiaramente. C'è una domanda sicuramente, poi una mia curiosità e anche una mia domanda. Allora, intanto viene chiesto dalla dottoressa Bracone, da Graziella Bracone, se anche i gestionali fanno anche i nuovi gestionali possono ricevere delle fonti di finanziamento e vengono considerati nell'ambito del programma Digital Europe. Così intendo la domanda. Da parte mia, una curiosità, se si può dire, ma a me piace sempre approfondire poi il tema concretamente. Quali sono i paesi che fino a questo momento, le nazioni che fino a questo momento hanno più maturato e approfondito il programma e hanno avuto più accesso? E ovviamente come si colloca il nostro paese da questo punto di vista, se si colloca, se ha un accesso facilitato, se c'è comprensione? E quindi anche che consigli da voi verrebbero o possono essere portati per aiutare tutte le amministrazioni, ma le imprese, i privati italiani ad accedere? E così un po' di, come posso dire, un po' di hints per quanto riguarda per aumentare la possibilità di avere accesso. Ecco, ho chiesto un po' di cose e volentieri la ascoltiamo per avere qualche, come direbbero alcuni, qualche dritta. Allora, prima domanda. Sì, in realtà tutti gli organismi pubblici e privati possono partecipare. Come dicevo, bisogna solo stare a guardare se ci sono dei limiti fissi di consortium composition che sono proprio il minimo necessario. Quindi non ci sono delle limitazioni per rispondere alla prima domanda. Ora, l'Italia si colloca nella partecipazione in DEP veramente bene, devo dire. A livello, se proprio guardiamo semplicemente la partecipazione e il budget ricevuto, l'Italia è sempre uno dei paesi con più alto, diciamo, tasso anche di successo e quindi di recupero dei finanziamenti. Quello che penso è che appunto è un programma molto ambizioso. E forse non sempre è chiaro il limite, quello che posso ottenere o quello che devo apportare se voglio partecipare in Horizon, quindi se mi voglio occupare di ricerca, e quello che devo apportare che può darmi DEP. È anche un programma giovane, siamo semplicemente al secondo anno, quindi forse in future calls la partecipazione più di piccole e medie imprese, la partecipazione di più piccole pubbliche amministrazioni, per me personalmente sarebbe auspicabile anche per un sistema come il paese italiano che se guardiamo solamente ai numeri ha ben chiaro che esiste il DEP, fa domande e fa buone proposte. Questa è la partecipazione più di realtà più piccine. Ecco, allora, poiché ovviamente non parlo di me che sono solo ospite in questo contesto, ma degli amici del Centro Iudai di Siena, del Formez, devo dire che questa iniziativa è stata molto utile, mi sembra, per tutti. Mi chiedo, faccio una domanda, se non sarebbe il caso, se non fosse il caso di incrementare queste iniziative e se voi avete altre attività di comunicazione, perché quello che percepisco io è che vi sia un po' di scarsa conoscenza in Italia del DEP, e quindi questo è un tema. Leggo anche un'altra domanda di Daniela Fiscina che ci dice: la maggiore difficoltà nella partecipazione delle PMI ai progetti Horizon è l'anticipo delle spese di avvio, cioè prima di ricevere i fondi, e se voi pensate di fare qualcosa al riguardo. Io, Daniela, sono perfettamente d'accordo con lei, anche avendo in precedenza lavorato come chi faceva progetti per l'Unione Europea. È assolutamente vero, lei ha messo proprio il dito nella piaga. Per questo mi sono ripetuta un paio di volte per dire: guardate, se siete piccole e medie imprese, partecipate a DEP, potete avere, diciamo, un occhio di riguardo anche dal punto di vista
finanziario. E di recente abbiamo leggermente aumentato anche quello che è il pre-financing per alcune call, quindi non più di solito lo standard è il 50%, ma ci sono delle call in cui c'è un 60% di pre-financing, ed è proprio in chiave di quello che diceva appunto Daniela Friscina, proprio per spingere, per dare un iniziale cash flow anche a delle realtà che se no avrebbero proprio paura a partecipare a dei progetti così ampi, in effetti. Allora, grazie, non vedo per il momento altre domande, ringrazio veramente la dottoressa Daniela Rosati della DEA, del caposettore dell'European Health and Digital Executive Agency, è stato veramente per me interessante, vedo Raffaella Scordino, sì, Raffaele, che passa, e lascio quindi a lei per i saluti finali. Io mi taccio e ringrazio nuovamente tutta la nostra relatrice e i partecipanti, ovviamente. Rientro un attimo, Raffaele, per intanto dire che tu non sei un gradito ospite, ma un gradito alleato di questa iniziativa. Oggi l'abbiamo realizzata insieme, quindi non come special guest, ma come gradito alleato con cui lavoriamo volentieri sinergicamente. Mi unisco anche io ai ringraziamenti alla dottoressa Rosati, e intanto grazie per l'anticipazione di alcuni contenuti, di alcuni spunti per la lezione conclusiva della prossima settimana sull'europrogettazione. Sarebbe anche benvenuta, tra l'altro la lezione la faremo insieme noi come Europe Direct Roma Innovazione e insieme al punto di contatto nazionale del programma CERV, quindi volevo segnalare a tutti i partecipanti che cercheremo di prediligere un taglio molto pratico, quindi a partire dal portale faremo vedere delle call for proposal, ne analizzeremo le caratteristiche, quindi molte grazie a Daniela per questi spunti introduttivi che ha fatto rispetto anche ai formulari, al work program e a tutto quello che è essenziale. E concordo con Raffaele Torino che c'è tanta necessità, infatti se avete notato il taglio di lezioni d'Europa di questo ciclo 2023 è stato molto focalizzato proprio sulle opportunità di finanziamento, perché l'Unione Europea dà tantissime opportunità, però il punto è farle conoscere e aiutare per rafforzare le competenze per poter cogliere al meglio le innumerevoli opportunità. Quindi perché no, se in futuro l'agenzia esecutiva volesse organizzare insieme a noi una giornata, insieme insomma alla nostra rete, ai nostri partner, una giornata informativa, sono sicura di leggere nel pensiero anche la coordinatrice del nostro centro Europe Direct, Claudia Salvi, e di farla felice con questa proposta. Noi siamo assolutamente disponibili e quindi abbiamo lavorato anche con altri punti di contatto nazionali per promuovere le opportunità dei singoli programmi, quindi come Forma SPA abbiamo una attenzione particolare ovviamente al settore dell'innovazione digitale, accompagniamo anche gli enti territoriali nelle sfide insomma della transizione digitale, quindi sarebbe per noi un grandissimo piacere eventualmente pensare a un seminario, a un webinar informativo magari di alcune call, di alcuni bandi o anche del work program appena sarà definito per il prossimo biennio, per illustrarne diciamo le linee strategiche e giocare d'anticipo, proprio perché giocare d'anticipo è fondamentale per prepararsi al meglio. Vi ricordo un'ultima volta che la registrazione del webinar sarà resa disponibile a partire fra qualche giorno sulla pagina EventiPA, questo per cercare di promuovere anche la fruizione asincrona per coloro che non hanno potuto collegarsi nella giornata odierna. Anche le slide di Daniela Rosati saranno messe a disposizione sulla pagina EventiPA. Ricordo, abbiamo già segnalato in chat, abbiamo risposto a dei quesiti rispetto a dei PhD dell'Università di Siena in relazione all'attestazione per le soft skill, e lo ripetiamo nel caso fosse sfuggito il messaggio in chat: sono in verifica le modalità operative, quindi gli interessati possono fare riferimento al centro Europe Direct dell'Università di Siena e specificamente al professor Pasquinuccio o al professor Montini, che ne sono i coordinatori. Nel ringraziare ancora i relatori e appunto Raffaele Torino per aver collaborato con noi a questo webinar, ringraziamo i tantissimi partecipanti che sono stati numerosi come sempre, quindi questo ci fa molto piacere perché vuol dire che Lezioni d'Europa, oltre ad avere fidelizzato molti utenti dal primo all'ultimo incontro, vuol dire che comunque è utile, e quindi grazie molte a tutti. Vi invitiamo allora a seguire l'ultimo incontro giovedì prossimo da Trapani e da remoto secondo le consuete modalità,
E niente, allora grazie a tutti e ci riaggiorniamo per l'ultimo incontro. Grazie ancora a Raffaele e alla prossima iniziativa congiunta. Arrivederci a tutti e buona giornata. Arrivederci a voi.